Buongiorno a tutti, oggi andiamo avanti con la serie di Hitman 2. Oggi abbiamo dei nuovi obiettivi, ossia fare la missione che si chiama Il Traguardo e andare a uccidere Sierra Knox e Robert Knox. Dunque ragazzi, iniziamo. Il nostro primo obiettivo sarà quello di andare a eliminare Sierra Knox. Allora, dobbiamo andare sempre dritti in questa posizione e andare a cercare il meccanico, un meccanico. E lo dovremo stordire e infine gli dobbiamo andare a rubare la tuta. Dunque, saliamo le scale. Qua sulla sinistra c'è tutta la folla che sta guardando la gara. A destra, qui giriamo e qui in fondo c'è il nostro amico, ossia il meccanico. Quindi dobbiamo aspettare che lui finisca di fare quello che stava facendo, di guardare la gara, e a un certo punto si annoierà, dovrà andare in bagno e quindi lo andremo a seguire. Ecco che è partito e andrà verso i bagni. A questo punto lo inseguiamo, cerchiamo di tenere una certa distanza, non diamo troppo nell'occhio e vedete laggiù quei bagni azzurri. Ecco, lui quando andrà lì, che svolterà, quando non ci sarà più gente che ci osserva, possiamo andarlo a accoppare. Quindi adesso si è fermato, ha finito la telefonata e dovrebbe andare verso i bagni. Piano piano mi porto in là. Ecco, adesso è il momento di agire. Non c'è nessuno, vedete? Nessuno mi può vedere, quindi lo vado a strozzare, a stordire, insomma. Una volta fatto, gli vado a rubare qui il tesserino e poi gli rubo gli abiti. Ok, perfetto. Allora, adesso col tesserino posso entrare dentro i vari garage. Dovrò cercare il garage, quello rosso della mia squadra rossa. Vedete che c'ho la tuta, così farò parte dell'equipe. Qua c'è quello giallo ed è il prossimo. Ok, devo andare sempre dritta praticamente. Eccoci qua, vedete c'è anche la porta rossa. Richiede sempre di avere il badge, ma è sempre quello che ho rubato, quindi lo posso andare. È una chiave magnetica, insomma, utilizzare qui. Entriamo dentro, ok, ed è questo qui dove io dovrò andare a parlare con questa tipa. Ok, Grace Miller. Dunque, una volta che ho terminato la conversazione, devo andare a questo macchinario. Allora, qui tasto G e vedete che ci sono un po' di cose. Devo vedere questa qui che mi chiede di trovare questa chiave per pneumatici. Attenzione, è quella dell'immagine, non è una chiave inglese. Non so perché dice chiave inglese, ma in realtà non lo è. Allora, devo subito recarmi qui a destra, percorro il corridoio, qua non c'è, e qui, ragazzi, la trovate su questo mobile qui, ed è questa qui. L'andiamo ad raccogliere e l'andiamo a mettere su quel mobile di prima. Quindi facciamo un attimino una corsa. Ok, perfetto, selezioniamo la ruota e andiamo a mettere l'oggetto. A questo punto scatta la missione e se tutto è andato come doveva andare, la nostra cara amica morirà a breve. Vediamo. Cambio della ruota, ripartirà, eccola qui. Perfetto, perde la ruota, si va a schiantare. Ok, l'abbiamo uccisa, ragazzi, e questa prima missione è stata completata. Allora, iniziamo la seconda parte della missione, ossia andare a eliminare Robert Knox. A questo punto scendiamo giù nel parcheggio, vedete qua, dobbiamo andare sempre dritti e troveremo qui in fondo, all'interno del parcheggio, la mascotte, quella rosa. L'abbiamo anche incontrata un po' in giro per l'evento. Allora, qui la dobbiamo andare a stordire, una volta che è tramortita, gli dobbiamo andare a rubare il costume. Ok, non dà nient'altro, soltanto prendete il costume. Dunque, una volta che abbiamo indossato il nostro costume, dobbiamo uscire dalla parte opposta in cui siamo entrati, ossia qui dall'uscita, vedete? Qua c'è un grande parco, dobbiamo andare sempre dritti finché non arriviamo in una piazza dove ci sono anche dei delfini, una fontana con dei delfini. Allora, dovremmo arrivare a breve, sempre dritti.
in questa direzione. Ok, la piazza è questa qui che vedete. Vedete, ci sono questi delfini. Qua troviamo un personaggio ed è quello laggiù. Quello lì lo dobbiamo andare a distrarre e a stordire. Dunque, ragazzi, anche questo personaggio farà una lunga telefonata, dopodiché deciderà di andarsi a fumare una sigaretta. Sarà proprio il momento bu buono in cui si allontanerà dai vari sguardi. C'è anche un poliziotto, quindi cerchiamo di non farci beccare. Troviamo la posizione giusta e andiamo a stordirlo. Ok, io gli ho tirato un pugno e anche qui andiamo a rubargli la divisa. Poi magari lo andiamo a nascondere. Lo portiamo magari qui dentro in modo che comunque non dà nell'occhio. A questo punto usciamo con la divisa e entriamo nella piazza. Vedete, qui c'è un palazzo, dobbiamo recarci all'interno di questo palazzo. Con questa divisa non ci dovrebbero fermare e andiamo subito sulla destra verso le scale. Vedete, ci sono anche queste due guardie del corpo, ma non ci danno alcun problema perché abbiamo la divisa indosso. Una volta salite le scale, dobbiamo andare qui a sinistra, fare tutto il corridoio, andare sempre dritti e apriamo questa porta. Una volta entrati, qui c'è la sala, per le colazioni, riunioni, colazione, e in fondo a questo tavolo grande marrone troviamo una fotografia di Robert Knox. Lo dobbiamo andare ad raccogliere, ecco, e dobbiamo andare in un'altra stanza a questo punto. Dunque, allora, mettiamo qui dal robot in questa stanza, vedete, ci sono tutti i robot, la foto che avevamo appena rubato, la foto di Robert Knox, perché andremo ad ordinare a questo robot, appena vede praticamente Robert che entrerà da quella porta laggiù, gli andrà a sparare e così l'avremo ucciso. A questo punto aspettiamo che arriva, eccolo qui che sta arrivando, è entrato e il robot infatti gli va a sparare. Ora dobbiamo semplicemente andarcene facendo finta di niente e abbiamo finito la nostra missione in maniera semplice e veloce. Ok, ragazzi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Se avete altre alternative, scrivete qui sotto nei commenti, così magari aiutate anche le altre persone a cambiare un po', le modalità per cui compiere, questa, missione. Come sempre vi ringrazio di aver visto, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ciao a tutti e alla prossima!